Beh, il resto della formazione, grosso modo, ce l'ho in testa. Ora aspetto la definitura che inizieremo fra, fra qualche minuto, eh, mi dà la possibilità di avere eh, un po' più di esperienza, un po' più di fisicità e comunque giocatori nel proprio ruolo che hanno la possibilità di potersi comunque esprimere al meglio, soprattutto mi dà la possibilità di poter secondo me mettere in difficoltà i nostri avversari perché c'è la possibilità di poter andare a lavorare in un certo modo in alcune zone del campo con le caratteristiche di quei giocatori che magari ho a disposizione e che cercherò di sfruttare al meglio per le loro qualità però i numeri a questo punto della stagione ti danno anche delle indicazioni importanti il fatto che fuori casa abbia Un'imbattibilità lunga da, da così tanto tempo è anche a testimonianza del fatto che, per caratteristiche, per struttura, è una squadra che quando ha la possibilità di difendersi bassa è sicuramente difficile da scardinare. È difficile per fisicità: ora è vero che perderà Borghese per infortunio, non sappiamo se riuscirà a recuperare l'Ambrughi all'ultimo tuffo, però. È un avversario che anche per il sistema di gioco, visto che spesso ha utilizzato il 5-3-2, quando riesce a difendersi con otto giocatori sotto la linea della palla e va a chiudere le linee centrali, ti lascia solamente le corsie esterne e ha dentro l'area di rigore tutta gente strutturata eh, importante. È complicato riuscire poi dopo a impensierire un portiere comunque importante per la categoria come Mazzoni. Uh, non credo che sia un caso non credo che sia un caso bisogna essere bravi ad analizzare questi aspetti e bisogna essere bravi a non aver fretta in una gara dove se la volessimo vincere solo ed esclusivamente con l'arrembaggio e la forza della disperazione rischieremmo di esaltare quelle che sono le caratteristiche del, del nostro avversario, cosa che sinceramente non vorrei fare.